Un primo incontro per presentare un progetto ambizioso, quello che parte dal basso, dai cittadini, per promuovere un'unione del centro-sinistra per le prossime amministrative del 2012. Ne parliamo con una delle promotrici, Paola Correddu. Di che cosa si tratta, Paola? Allora, questa iniziativa intanto è bene dire che parte dai cittadini, proprio dal basso. Cittadini e cittadine che hanno elaborato un documento, lo hanno sottoscritto e io oggi li rappresento. E in questo documento noi proponiamo degli obiettivi e proponiamo un percorso di partecipazione dei cittadini all'elezione del nuovo sindaco di Alghero. Questo noi chiediamo in definitiva, di poter partecipare attivamente, e questa partecipazione si può concretizzare solamente attraverso degli incontri pubblici dove i cittadini possono interagire direttamente con i candidati alla poltrona di sindaco, possono fare domande, possono dialogare sui problemi che attanagliano la città e cercare di capire come questi candidati intendano risolverli, quali sono i temi che a ciascuno di questi candidati stanno più a cuore, e in questa maniera ciascuno di noi può andare a dare un voto consapevole, quindi andrà a votare un candidato anziché un altro perché ritiene che quella sia la persona più giusta a guidare la città e non perché quel candidato è stato suggerito da un amico oppure da un parente. Avete proposto un documento, quante firme per ora hanno aderito all'iniziativa? Allora, i sottoscrittori sono oltre 200, è possibile sottoscrivere il documento online, ma presto attiveremo anche una raccolta firme con dei banchetti nel centro storico della città. E speriamo anche di organizzare a breve un incontro pubblico con tutti i sottoscrittori proprio per poter organizzare questo percorso di incontri fra forze politiche e cittadini. Ovviamente i cittadini possono solo stimolare questi incontri, poi sono le forze politiche che devono aderire e fare in modo che questi incontri si possano effettuare. Un comitato di cittadini che promuove l'unione dei partiti del centro-sinistra, e i comunisti italiani hanno aderito per primi. Elia Svacca, perché? I programmi di ABC dell'associazione che aveva costituito il primo embrione di quest'idea è stato raccolto da liberi cittadini che non si qualificano per far parte di nessun partito politico, di nessuna associazione in particolare, che lanciano una proposta operativa di contenuto e di metodo. Nei contenuti noi abbiamo ritrovato gli stessi punti programmatici che ci stanno a cuore: la sensibilità per il sociale, per l'ambiente, per la vivibilità della città. Per quanto riguarda il metodo, c'è un chiaro ed espresso richiamo critico alle pratiche di questa amministrazione, un rifiuto deciso del clientelismo. Sono valori nei quali metodologicamente e programmaticamente ci ritroviamo, e quindi nel momento in cui l'appello è stato lanciato il Partito dei Comunisti Italiani e la Federazione della Sinistra ha aderito. Del resto, uno dei punti forti di questo appello è anche il ricambio della classe dirigente. Noi lo pratichiamo da un po' di tempo a questa parte e speriamo con apprezzabili risultati alle prossime elezioni comunali. Tra i partiti e i movimenti del centro-sinistra che per ora hanno aderito all'iniziativa del Comitato di Cittadini per il Buon Governo c'è Alghero Viva. Torrescara è il suo portavoce, perché questa adesione? No, questo interesse, questa attenzione, perché noi siamo un movimento, quindi vediamo con molta simpatia, con molta attenzione verso i movimenti che hanno scopi analoghi. Diciamo, il metodo e gli obiettivi ci interessano tantissimo. Quello del coinvolgimento della gente in ogni luogo in cui la gente si trova, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nelle associazioni, e questo è linfa vitale, indispensabile per la conduzione di un'attività politica che voglia avvicinarsi ai veri problemi della gente. E perciò Alghero Viva parteciperà, guarderà con simpatia, non dimenticandoci che stiamo già lavorando con i partiti tradizionali, partiti e movimenti tradizionali del centro-sinistra già da quest'estate, e perciò cercheremo di allargare, di diffondere questa partecipazione. Il nostro
verso un programma che è un programma condiviso, un programma di identità, di uno sviluppo economico che sia effettivamente sostenibile, uno sviluppo economico a salvaguardia dell'ambiente, dell'identità culturale proprio di Alghero, diciamo lotta a qualsiasi forma di clientelismo, di ogni forma di privilegio che possa annidarsi in ogni angolo della pubblica amministrazione, e queste sono gran parte con dei metodi chiaramente innovativi, quella appunto la partecipazione con i metodi tradizionali o con metodi più innovativi possibili. Questa sarà la nostra, alla fine ci saranno delle primarie diciamo che selezioneranno il candidato a sindaco nel modo più partecipato possibile.